Hi, my name is Marco Canale. I'm the director and owner of Canale Diaz Art Center. It's an art space located in Coral Gables. Our main focus is on Latin American contemporary art, although we are featuring artists from all over the world. So far we have established artists, some masters also, although it's not our main focus, but we do want to open our doors a little bit more to emerging artists and young artists. For Diego Santanelli, we met him through the curator, Raisa Clavijo, who's also the editor-in-chief of Art Pulse and Art District. And he came to us, we saw his work, and we immediately fell in love with it. It's something in terms of abstract and abstraction that is unique in terms of not only the techniques that he uses, that use no tools whatsoever. So everything that you will see on display right now does not use a brush, no stroke, no spatula. It's all done with the artist pouring massive amounts of enamel on the canvases and manipulating the canvases up and down, right or left, to a technique that he self-titled branching. So that was one of the unique elements of his painting. And also, it's in terms of abstract paintings, it's a painting that gives you a lot of emotion. So normally, abstract paintings are more neutral in terms of generating that particular emotion and feedback to the viewer. And this is not the case with Diego Santanelli. When you see his works, you are either very drawn to it or you're very rejected by it. But it generates very strong feelings that is not the norm in abstract expressionism. La serie Apocalisse è una serie di opere pittoriche dedicate all'intento di trasmettere un pensiero positivo innanzitutto che è contro quello che normalmente, convenzionalmente ci si può immaginare dall'uso spesso improprio che si fa del termine apocalittico, tendendo ad indicare solo un evento catastrofico, solo tragedia. L'Apocalisse, secondo il vero significato dell'antica profezia scritta da Giovanni l'Apostolo, non è catastrofe, ma è un lieto fine. In realtà rappresenta il percorso di purificazione che l'uomo compie sulla terra per arrivare alla luce della verità, alla rivelazione. Infatti Apocalisse da apocalypten in greco significa proprio togliere il velo, quindi rivelare, rivelazione. Quindi nella luce divina, nella Gerusalemme celeste, che altro non è che il paradiso. Quindi addirittura è un evento da non da temere, ma da auspicare, da desiderare. E all'interno di questo percorso che l'uomo fa, che è la propria percorso di purificazione terrena, la propria apocalisse terrena, chiaramente si passa attraverso tante difficoltà, tante incertezze, la ricerca di delle risposte dove tali risposte non sono di questa terra ma sono del mondo ultraterreno. Lungo questo percorso l'uomo è sempre e quotidianamente portato a doversi confrontare con le difficoltà e con il dolore e la sua capacità di adeguarsi, di adattarsi, la capacità di adattamento al dolore per sopravviverci, per sopravvivere allo stesso, è appunto la resilienza. Da ciò nasce, da questo nasce il nome dell'esposizione, appunto Resilience, dove per resilienza tra l'altro si intende anche quello che è per eccellenza il ruolo dell'artista. L'artista è in realtà un setaccio dell'universo, assorbe tutte le energie dell'universo, positive e negative, le metabolizza, le personalizza, tante scorie restano imbrigliate sulle maglie dell'anima dell'artista, dopodiché le rielabora e le restituisce all'universo sotto forma rinnovata, quindi sotto opera d'arte e sotto bellezza. Difatti appunto Resilience è la capacità dell'uomo di sopravvivere al dolore e trasformarlo in qualcosa di positivo, quindi per eccellenza attraverso un'opera d'arte che dichiara bellezza. Senza nome, piango per il mondo in nome tuo, nel tuo nome che non hai, e piango l'uomo e il suo destino, le sue lacrime, le metastasi,
Piango per le tue finestre chiuse, piango per te, con te, Dio. Piango con quel Dio senza uniforme, senza patria né bandiera, per quel Dio che non ha nome né colore della pelle. Piango tra le mani, nei pensieri. Piango lacrime intonse in un abbraccio senza fine. E i mille silenzi caduti dentro il fuoco di una sera. Piango, rosso, sull'uomo che deflagra nel suo credo. Piango senza tregua e senza meta, mentre cerco in 100 anni e forse 1000, e poi 1 milione tutto quello che non so. Piango il divino e quel che in mezzo si interpone, per capire e rivelare quella luce del tuo Dio, del mio, senza nome.